C'è un giorno della sua vita che lei vorrebbe rivivere? Domani. Il luogo più bello che l'ha emozionata di più? La mia baita è quello che ho sognato per tutta la vita. Alla mattina quando mi alzo è il soffitto di camera mia. Qual è il suono più bello della vita? Il suono del vento nelle orecchie. Il giorno che siamo andati in Champions. Che cos'è la felicità? È una bellissima domanda. Dopo Quando c'era Berlinguer e I bambini sanno, io sarei una parola, condivisione. Arriva sul grande schermo il nuovo film di Walter Veltroni. Un'indagine sul nostro tempo, alla ricerca nei racconti di vita vissuta di tracce indissolubili di felicità. Primo bacio che mi ho dato. Quando mi sono sposato. Questo numero, quando lo strigo, sento tieni duro, Sami, tu ce la devi fare. Mio padre, sentire il mio nome chiamato da lui per la prima volta. La felicità è entusiasmo. Vivere il presente nella sua completezza. Indizi di felicità. Il 22, 23 e 24 maggio al cinema. Info e biglietti su nexodigital.it. Ciao ragazzi, oggi ho per voi un'altra top 10 molto molto interessante. La classifica dei film più visti al cinema in Italia dagli anni 50 ad oggi. E questa classifica è basata sul numero effettivo di biglietti venduti e non sugli incassi. E svela una prospettiva diversa sui film che hanno realmente conquistato i botteghini italiani. Allora, partiamo con il decimo posto, dove troviamo La donna più bella del mondo, del 1955 di Robert Z. Leonard, con Gina Lollobrigida e Vittorio Gassman, che ha raggiunto oltre 12,5 milioni di spettatori. Poi al nono posto vediamo Il Gattopardo, del 1963 di Luchino Visconti, con Burt Lancaster e Claudia Cardinale, con oltre 12,8 milioni di spettatori. Poi abbiamo Ulisse di Mario Camerini con Kirk Douglas e Silvana Mangano, che si piazza invece all'ottavo posto con 13,1 milioni di spettatori. E poi al settimo Il piccolo mondo di Don Camillo, del 1952 di Julien Duvivier con Gino Cervi, visto al cinema da oltre 13,2 milioni di italiani. Il posto numero 6 è occupato da La dolce vita di Fellini, che ha raggiunto più di 13,6 milioni di spettatori. E ad aprire la top 5 è Per qualche dollaro in più di Sergio Leone, con Clint Eastwood, con 14,5 milioni di biglietti venduti. Al quarto posto continuavano a chiamarlo Trinità, del 71 di Enzo Barboni, con Bud Spencer e Terence Hill, e con 14,5 milioni di spettatori. Al terzo posto abbiamo Per un pugno di dollari, del 64 di Sergio Leone naturalmente, con Clint Eastwood e Jean-Marie Volonté, con quasi 14,8 milioni di spettatori. Al secondo posto si piazza Ultimo tango a Parigi, del 72 di Bertolucci, con Marlon Brando e Maria Schneider, che ha venduto oltre 15,6 milioni di biglietti. E il record assoluto di tutti i tempi per quanto riguarda i biglietti venduti nelle sale italiane è di Guerra e Pace, del 55 di King Vidor, con Audrey Hepburn e Vittorio Gassman, che ha raggiunto ben 15.707.723 persone. Una cosa certa che risulta da questa classifica è che andiamo meno di una volta al cinema, perché quasi tutti i film della top 10 sono degli anni 50, 60 e 70, ovviamente. Adesso ci sono altri canali per vedere i film, però il cinema rimane in assoluto il più valido e il più usufruito. Cosa ne pensate di questa classifica? Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!